Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MyGrass. Io sono Ale e oggi, come potete vedere dall'attrezzatura che abbiamo preparato, facciamo un bel video sul taleaggio. Prima la sigla. Quindi ragazzi, partiamo subito con la descrizione dell'attrezzatura che ci servirà. Abbiamo o delle forbici o un bisturi, sono indifferenti, l'importante è che siano sempre pulite, affilate e disinfettate per non contaminare la talea. Ci servirà poi un supporto per farla radicare, come i cubetti di lana di roccia o i collarini neoprene se useremo un propagatore aeroponico o degli altri supporti di propagazione. Il gel, in questo caso comunque un ormone radicante, in cui in commercio si trovano anche delle polveri. Una serretta con fondamentale la cupola per mantenere i parametri di temperatura e umidità. Il tappetino riscaldante che potrebbe essere molto utile. Oppure, un pochino più ingombrante e che permette di fare un numero maggiore di talee, un propagatore aeroponico, anche lui dotato della cupola. Prima di tutto ricordiamo i parametri ambientali fondamentali, che sono la temperatura, compresa fra i 22 e i 25 gradi, per questo potrebbe tornarci utile il tappetino, l'umidità che deve essere il più alta possibile, per ottenerla potete anche nebulizzare dell'acqua all'interno della serretta e direttamente sulle talee. E la luce, la talea è comunque una pianta, fa la fotosintesi, non è necessario che mettiate subito la luce più potente 600 watt a cannone, ma tranquillamente dei LED e una luce bianca fredda è più che sufficiente per il loro mantenimento e il successo della radicazione. Ed ecco qui la nostra talea. Ovviamente abbiamo utilizzato una pianta madre, che sarebbe preferibile selezionarla per delle caratteristiche particolari, ed è importante che sia sana soprattutto e che non abbia neanche squilibri nutrizionali. Dopodiché si preleva la talea da un ramo secondario. È indifferente se prelevarla dalla parte basale, ovvero bassa della pianta, o dalla parte alta. Il successo di radicazione non è influenzato dalla posizione dove viene prelevata la talea, ma è importante che la pianta madre sia soprattutto sana, priva di qualsiasi patogeno e che non abbia neanche squilibri nutrizionali. Ma osserviamo la nostra talea. Deve avere una lunghezza compresa fra i 10 e i 20 cm e direi che ci siamo. È importante che abbia un numero corretto di foglie, normalmente se ne lasciano 2/3 ed è completamente inutile spuntarle a meno che non siano eccessivamente grandi, perché comunque le foglie è vero che aumentano la traspirazione e non ha le radici per recuperare l'acqua, ma sono comunque una fonte di auxine, che sono gli ormoni che aiutano l'emissione delle radici, e di carboidrati, che sono zuccheri e quindi energia per la pianta che deve generare un nuovo organo, ovvero le radici. Abbiamo poi fatto un taglio a 45 gradi per esporre maggiormente i tessuti all'ormone che andremo a utilizzare, in questo caso un gel, che non è altro che auxine sintetiche che andranno ad aiutare le auxine che sono già normalmente presenti nella pianta. Quindi immergiamo la talea all'interno dell'ormone per circa 1,5 cm, 2 cm. Ecco, da ricordare che è meglio non immergere la talea nella confezione originale dell'ormone, perché se per caso a nostra insaputa dovesse avere un fungo o un patogeno di qualsiasi tipo, andrebbe a contaminare l'ormone e passerebbe la malattia a tutte le talee che andremo a fare successivamente. Quindi sempre meglio travasarlo in un contenitore usa e getta, dopo che abbiamo fatto le nostre talee andiamo a buttarlo. Abbiamo immerso la talea all'interno dell'ormone radicante e possiamo decidere in quale supporto utilizzarla. Comincerei dal cubetto di lana di roccia, che è quello più semplice. Va precedentemente imbevuto d'acqua, dopodiché inseriamo la talea all'interno del cubetto per circa 3 cm. E andiamo a posizionarla all'interno della nostra serretta. È importante in questo caso chiuderla per mantenere alta l'umidità e, se necessario, accendere il tappetino riscaldante per mantenere la temperatura. Se invece vogliamo utilizzare un propagatore aeroponico, invece del cubetto di lana di roccia, utilizziamo il collarino neoprene, in cui è già stato applicato un taglio. Inseriamo nel centro la nostra talea, fino a fare uscire la parte danneggiata del taglio, e andiamo a inserirla all'interno del nostro propagatore. Anche in questo caso è dotato di una cupola che ci aiuterà a mantenere l'umidità corretta. Come avete potuto vedere, non è così complicato fare la talea e, stando attenti a tutti i piccoli accorgimenti, avrete un elevato successo di radicazione. Per chi volesse approfondire, trovate articoli dettagliati qui sotto in descrizione. Siamo arrivati alla fine, spero che il video vi sia piaciuto e che avrete divertimento a fare le vostre talee.
E anzi, fateci sapere il vostro risultato. Il video è finito, se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Ciao ragazzi!